Presidente, io intervengo. Ministro, scusi un attimo, per favore, chi non ha intenzione di sentire può uscire. Lasci, prego. Intervengo su una questione già toccata poco fa dal capogruppo Gatti e mi riferisco all'intervento effettuato in Consiglio di zona 9 dalla consigliera Capotosti. Io con la Capotosti, il Presidente, lei lo sa, ho un rapporto anche fatto di stima, di simpatia, nel senso che riconosco alla consigliera le modalità con cui, appassionate con cui lei fa politica, riconosco alla consigliera di metterci la faccia, e questo nonostante le distanze anche abissali che ci separano su alcune questioni. Però questo non mi impedisce, ovviamente, di rimarcare alcuni fatti che giudico assolutamente negativi, e questo è uno di questi. Allora, la volta scorsa, lo scorso consiglio, questo consiglio provinciale ha votato, appunto, come ha giustamente detto Gatti, un documento di condanna netto, esplicito, senza appelli nei confronti del consigliere di zona 9 di Rifondazione Comunista, Cribio, che era incappato in una cosa che assolutamente non è perdonabile, non è giustificabile in nessun modo. E io credo che su questo tutto intero questo Consiglio abbia preso una posizione netta. Ora, da qui a utilizzare appunto una mozione come quella approvata in maniera, secondo me, inappropriata, per non dire di peggio, con una clava o con maniera maldestra, insomma, da parte della consigliera Capotosti ce ne corre. E questo lo dico proprio perché, secondo me, anche lei è caduta in un errore piuttosto marchiano. Mi riferisco proprio alla fine del suo intervento. Ora, io non chiederò alla Capotosti a sua volta di chiedere scusa su quelle frasi che quantomeno però lasciano un po' di amaro in tutti noi, nel senso che uno non può pronunciare delle parole, appunto, dire con le buone o con le cattive. Mi piacerebbe sapere, se non altro, cosa si riferisce, cosa sono queste cattive. Io però, adesso, al di là del fatto specifico, che secondo me è giusto stigmatizzare, proprio perché per come è nato, eccetera, e purtroppo per come è finito. Oltretutto, con una vicenda che si era in qualche modo chiusa, perché comunque il consigliere Cribio ha dato le dimissioni, questo non giustifica, non cancella l'errore che ha fatto, ovviamente, però almeno riconosciamo che in questo caso ha cercato in qualche maniera di rimediare per quello che poteva fare. In altri casi questo non è avvenuto. In altri casi mi riferisco anche a posizioni ben più rimarchevoli, ben più in alto, diciamo così, nella scala istituzionale, a partire da vicepresidente della Camera per arrivare ad altri esponenti, ministri, diciamo, che hanno ruoli di primaria importanza in ambito istituzionale. Ecco, di solito le dimissioni non ci sono mai state. Ecco, almeno in questo caso c'è stato un atto come le dimissioni. E di questo penso che noi dobbiamo comunque prendere appunto atto. Però vorrei terminare, nel poco tempo che mi resta, con una considerazione di carattere generale. Io davvero vorrei che su queste questioni, che toccano le tragedie più in assoluto più gravi del secolo scorso, ma non solo, perché poi purtroppo continuano anche questo secolo, se sono vere per esempio anche le recenti notizie sulla Corea del Nord, tanto per citare un caso. Però voglio dire, tutte queste, appunto, queste tragedie, io veramente non ne posso più di vedere che vengono utilizzate a fini di parte ideologica, perché credo che proprio, cioè, se c'è una cosa che ci deve vedere accomunati in quanto appunto espressione di forze politiche tutte democratiche, è proprio la lontananza e la separazione netta da qualsiasi caso da qualsiasi regime di tipo totalitario. Io so che ve vedo che in questi anni questo Consiglio, per esempio, ha fatto delle cose egregie per quanto riguarda il giorno del ricordo,
anche per il giorno, anche se voglio dire, ecco, per esempio sul giorno della memoria vedo magari un po' più di ritrosia che non capisco sinceramente, non capisco. Allora vorrei che davvero ci fosse un atteggiamento di, come dire, equanime ma nella condanna da parte di tutti, anche perché non dimentichiamocelo che il giorno della memoria è stato istituito per ricordare la tragedia immane della Shoah, che rappresenta il punto più abietto, più basso di tutta la storia dell'umanità e che non è paragonabile a nessun altro tipo di, se vogliamo, di regime, proprio per i caratteri che aveva. A differenza di tutti gli altri, l'ho già detto una volta, il nazismo prevedeva l'eliminazione fisica di alcune di alcune etnie, di alcuni popoli. Le razze non esistono. Questo almeno dovreste averlo imparato. Rispondevo a qualcuno. Dicevo, rappresenta quindi il punto più basso in assoluto, proprio perché prevede l'eliminazione fisica di un popolo intero o di più popoli interi, a prescindere dalle condizioni delle singole persone, a prescindere dalle possibilità eventuali di redenzione, di cambiamento, di rieducazione, eccetera, eccetera. E quindi in questo senso io credo che non possa che esserci una nettissima condanna, ma non solo nei confronti degli aguzzini, appunto, nazisti, ma anche nei confronti dei collaborazionisti italiani che hanno dato manforte a questa, sapendo perfettamente, va bene, quello che era l'obiettivo, appunto, della soluzione finale, e che si annidano, appunto, nella Repubblica Sociale Italiana. E io oggi credo che, ancora oggi, faccio fatica a capire quanti, per una sorta di gioco delle parti, così ancora si ostinano a voler nascondere. Consigliere Borg, siamo a 7 minuti. Usare una certa ritrosia nella condanna. Ecco, ho terminato, Presidente. Era giusto per rimarcare, diciamo, una posizione di carattere, come dicevo prima, generale, rispetto a un fatto che sicuramente è meno importante, secondario, ma comunque anche rispetto al quale credo che sia giusto che questo Consiglio si sia espresso, e adesso, appunto, vedo che tocca alla Capotosti, sono curioso di sentire, appunto, cosa dirà. Grazie.